con la mia classe presentiamo il progetto Shareholder, ovvero le competenze chiave per giovani europei, l'educazione all'empatia e all'interculturalità. Questo è un progetto Erasmus, il cui obiettivo è aumentare le abilità interpersonali basate sull'empatia e l'intelligenza emotiva. La classe partecipa al progetto Molecole di Natale, che si occupa delle migliori discriminazioni attinenti a provenienza, identità di genere, eccetera. Buongiorno ragazzi, oggi parliamo delle discriminazioni di provenienza. Quando si parla di discriminazioni di provenienza si intendono tutti quegli azioni che hanno come fine quello di far sentire una persona inferiore per via del luogo a cui è stata attiene, quindi delle sue origini. Allora, ha detto la prof di spostare la cattedra perché gli serve la lima, quindi se per piacere lo fai. Va bene. Levati e se no. Tanto non ce la fai. No, la chiuso io. Allora, oggi parleremo della disabilità. Con disabilità appunto si intendono condizioni in cui l'individuo è limitato in certe capacità, in cui gli altri appunto risultano normali. E appunto la disabilità espone lo studente a un maggior rischio di essere vittima di bullismo e i bulli riversano su appunto questi soggetti fragili le loro paure, le loro fragilità e le famiglie devono impegnarsi appunto per combattere questi atti di bullismo coinvolgendo anche tutte le componenti scolastiche.